Salve a tutti ragazzi, benvenuti ritornati su Car Meccanici Simulator 2021. Ho scoperto, con mio rammarico e delusione, che praticamente abbiamo terminato le missioni speciali. E allora ragazzi, io ho acquistato da me, dalla sfascia carrozze, queste due auto. Questa qui, la DC Tycoon, che io credo che sia una Cobra. Una Ford Cobra dovrebbe essere. Non ho visto ragazzi nella lista che l'auto è. E poi questa, la Luxor Gold Trail, che è una bella macchina. Non so oggi che cosa fare. Io mi farei questa. Ovviamente non andiamo a fare tuning eccetera, no, la mettiamo a posto e la vendiamo senza fare troppe cose. Allora io vado a fare i miei soliti controlli e ci vediamo dentro. Ok, andiamo a prendere subito la nostra saldatrice. Vai, facciamo una bella sistematina. Non c'è solamente il motore. Ah, bisogna... Ok, bisogna schianciare questo, altrimenti non possiamo togliere il motore. Io lo metto in lista per l'acquisto, sperando che possa tranquillamente fare a meno di acquistarla e riparare, ovviamente. Quindi adesso possiamo smontare il motore. Elimina il motore, cioè elimina, togli. Andiamo a piazzarlo qui. Ok, vai. Sì. Ok. Adesso noi che cosa facciamo? Questo qui al momento lo togliamo perché ci dà fastidio. Manca purtroppo la possibilità di riparare anche gli interni. Io voglio ripararli, purtroppo non posso. Purtroppo non posso. Perché? Allora vi faccio vedere. Vedete? Non posso riparare. Però almeno questi li posso riparare. Ok. Che cavolo. Perdiamo soldi. Ok, almeno questi li abbiamo riparati. Andiamo a metterli di nuovo. Ok. E questo. Permesso. Ok, è venuto bene. Io me ne segno così, ma ovviamente ne so che devo prenderne 4. Quindi. E questo qua. Anche. Ok, andiamo a vedere cosa possiamo riparare e cosa dobbiamo buttare. Io spero di non dover buttare tutto. Perché non si sa mai. Vai. Ah, ecco, un freno dobbiamo togliere. Dobbiamo prenderlo. Aspettiamo che finisce, io nel frattempo posso fare qualcosa qua. Sì. Ok, il freno lì è fatto. Vediamo se possiamo evitare di acquistare tutto. Meglio così che non... Dai, mamma mia. Ah. Porca. C'è la miseria. Yeah! Almeno qualcosa abbiamo fatto, dai. Allora. Andiamo a mettere tutto quello che possiamo mettere qui.
Questo lo dobbiamo mettere, aggiungere ovviamente. Questi qua li dobbiamo aggiungere. Questi qua come stanno? Questi qua li devo comprare tutti e due. Qua abbiamo messo tutti e due, perfetto. Qua ne devo comprare uno. Qua uno, perfetto. Questo qui ne abbiamo riparato. No. Cosa dobbiamo mettere? Vabbè, dobbiamo andare dall'altra parte, dai. Due. E qua ne dobbiamo prendere due, uno. Vabbè, io ne prendo due adesso. Così. E questa ne dobbiamo prendere una, perché l'altra già ce l'ho. Ok. Cosa c'è che non va? Le boccole. Vabbè, ma io le boccole, fammele mettermi. Ecco. Ah, ecco, vedi? Dobbiamo mettere un'altra. Vabbè, andiamo a prendere, dai. Non problem. Almeno ci finiamo un po' il lato posteriore. Anche se non tutto, perché giustamente. Ok. Allora, qua diciamo che a parte le boccole mancano questi qua, che sono il cilindro del freno a tamburo. Andiamo subito a acquistare. Perfetto. Al momento facciamo questo, altrimenti non ne usciamo vivi. Ecco, uno già l'avevo. Ah, il tamburo. Il tamburo dei freni. Perfetto. La ruota la mettiamo dopo. Vediamo che qua abbiamo finito. Al momento, mancano anche le boccole e tutti i resti appresso. Questo lo mettiamo. Questo non ancora. Ok. Questo lo mettiamo. Perfetto. Vedi? Questo qui, che è l'asse di trazione. Questo lo devo comprare. Allora, andiamo qui. Asse di trazione. Perfetto. Questo qui. Questo qua. Uno l'avevo già riparato. Vabbè, non fa niente. Perfetto. Allora. Ok, questa qui no. Questa qui no. Questa l'abbiamo? Sì, una sola. Qua. Tutte e due, perfetto. Qua. Una sola. Perfetto. Il cuscinetto lo dobbiamo comprare. Il disco del freno ventilato lo dobbiamo mettere. Pinzetta. Perfetto. Ah, il cuscinetto. Questo qua lo devo comprare. Devo andare a vedere se ce l'ho, perché se ce l'ho è fatta, senza che vado a comprare il mondo intero. Vabbè, andiamo a mettere anche questa qui, che è praticamente, come l'ha chiamata questa? La barra. Se visuali del cappero, proprio non ti fanno vedere un cavolo. Perfetto, ben messo. Grande così. Oh, adesso possiamo vedere di montare anche quest'altro posto. È lo sterzo confuso, ok. È confuso proprio. Ecco qua. È confuso lui. Questi non l'ho acquistato, ce l'avevo in magazzino, quindi. Quella che avete visto è sempre presa dal magazzino. Solo che non sapevo qual era delle due, ho preso tutte e due. È così che si fa.
Oh, vai così. Vai così. No, questo lo dobbiamo comprare. Mozzo ruoto. Mozzo, vai. Perfetto. All'interno, questo ce l'abbiamo, che me lo ricordo. Questo ce l'abbiamo perché me lo ricordo. Disco dei freni ventilato. Disco dei freni vandalato. Disco dei freni ventilato. Acquisto. Se ne va così lui. Ok. Pastiglietta. E questo. Perfetto. Niente più? Niente più, ci mancano gli ammortizzatori, quindi in teoria noi possiamo anche fare così. Perfetto, andiamo a montare anche questi. Perfetto, in teoria qua non dovremo più fare nulla. Ci danno solo i pneumatici che adesso andiamo a smontare. Meno uno. Ok, l'altro dobbiamo purtroppo lasciarlo andare, quindi dobbiamo acquistare. Vogliamo fare le cose un po' per benino, classiche. Sì, ma io non ho visto però 290 15. Ok, 15, 90, 205, 4. Ok, rimontiamo il tutto. Andiamo a fissarli, perché giustamente bisogna fissarli. Ok. Almeno ci leviamo un po' di roba. Ok. Ma io la macchina... La posso fare tuning questa? No, meglio di no, dai. Abbiamo detto di no. Questo l'abbiamo tolto. Ok, ci manca solo la scatola di cambio, ovviamente, che faremo a tempo debito. Giustamente è così che si monta, giusto? Vi faccio andare di qua, grazie. Almeno un po' la parte di sotto l'abbiamo fatta. Ora pensiamo al motore, che è la cosa più grave. Io faccio un po' di pulizia nel mio inventario e torno subito. Ok ragazzi, ho fatto un po' di pulizia. Sono andato a prendere in deposito due targhe che c'avevo già. E andiamo a smontare il motolazzo. Allora, questo lo mettiamo. Perfetto, così. Questo lo mettiamo. Questo lo mettiamo. Perfetto. Questo no, perché no. Così, ok, questo ce l'ho.
quindi in teoria non dovrei smontare nulla. Questa la mettiamo in conto, ovviamente. Anche questo. Quindi non dimentico. Perfetto. Questo dobbiamo necessariamente smontare. Questo ovviamente è così. E anche questo. No, questo non va. Perché? Che cosa c'è da smontare ancora? Su, sì. Perché fa così? Oh. Ok. Andiamo a vedere che cosa possiamo riparare. Speriamo tutto. Il blocco motore mi sa che lo dobbiamo comprare. Il disco del freno si può riparare. Vabbè, dobbiamo acquistare un bel po' di cose. Prima cosa, blocco motore. Apri. Ecco qua. Grazie. Uno va detto. Vabbè, compriamolo lo stesso, non vi preoccupate. Va bene. Il filtro del carburante che abbiamo comprato allora. Vedi? Questo l'avevo riparato. Vabbè, comunque. Filtro del carburante. Ok. Vabbè, segnamelo. Questo lo devo mettere. Questo lo devo mettere. Questo lo devo mettere. Questo qui la devo mettere. Il coperchio della mamma lo devo mettere. La mamma è sempre la mamma, ragazzi, ricordate. Ah, questo qui lo devo mettere. La puleggia. Ok, l'avevo riparato questo, vabbè, comunque. Amen. Questa qui, ok. Questa qui, ok. Il coperchio anche l'ho riparato? Sì, perfetto. Le clip. Due. Anche questa devo comprare. Anche questa devo comprare perché non ce l'ho, giusto? Ok. Il filtro lo devo comprare. Ok, andiamo a mettere quello che ho già, ovviamente. Perfetto. Volano. Ok. Disco. E il cuscinetto. Perfetto. Andiamo a montare anche questo. Ok, dobbiamo prendere questo qua anche. Scusi, non mi vuole scusare, vabbè. Oh, grandi cose. Salve. Ok, dobbiamo prendere anche queste. Sì, dobbiamo prendere 8 candele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non ci vuole più niente qua. No, mi sembra di no. Dobbiamo prendere anche questo. Le candele io ce l'ho, se non vado errato. Andiamo a vedere il magazzino. Vabbè, le candele c'ho queste. Attenatore. Perfetto, ce l'ho. Ed è anche di ottima fattura. Ragazzi, sopravvivente.
Ok, questo non ce l'ho. Questo c'è? Vai così. C'è, voglio dire. Questo è. Ok, dobbiamo prendere questo qua, quello di Iseo. Secondo me, l'altro non ce l'ho? No. Se non voglio sbagliarmi, io l'avevo preso da un'altra auto del genere che mi avevano portato e poi mi sono messo a fare i miei giochetti di prestigio. Questa qui? Yes. Il collettore di scarico l'abbiamo preso già. Il collettore di aspirazione l'abbiamo preso già. Il filtro dell'aria rotondo base. Perché non facciamo una cosa, eh? Andiamo qui. Ecco qua. E facciamo una spesa. Ok, dovrebbe essere questo. E poi il coperchio. Perfetto. Allora, Messo. Questa la dobbiamo comprare, sì. Questo lo mettiamo. Ok. Le candele le mettiamo. Questo lo mettiamo. Il filtro lo mettiamo. Il coperchio glielo mettiamo. E stiamo a posto così. Sì. Scusa. Scenda qui. Grazie. Ok. Cavi di accensione vuoto. Vediamo un po' se ce l'ho in magazzino. Perché li ho visti. Avrei dovuto vederli. Vediamo un po'. Cavi di accensione vuoto. Io c'ho questi. Però... buoni quelli? E che cacchio ne so? Sai che cosa faccio? Dai. Si spamma, vai. Almeno una cosa tu mi fatemela mettere, no? E che cavolo. La cinghia serpentina. Vai. Ok, così. Perfetto. Ah, il ventolone. Ok. Perfetto. Il motore sembra servito. Non mi sembra che vada più niente qui, quindi 100% ce n'è. Perfetto. Perfetto. Oh, guarda qua. Dobbiamo prendere. Dobbiamo prendere tutto qui. E la scatola e cambio. E ovviamente l'albero. L'albero a camera, vabbè, lo segniamo dopo, dai. Perfetto. Alziamo il macchinazzo. Ma prima montiamo questo, ovviamente. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok. Diciamo che è tutto perfettamente riuscito. Ok. Compriamo ovviamente quello che dobbiamo comprare. E siamo a pace. Allora, prima cosa, mettiamo tutti i liquidi in. Io credo che non abbiamo finito, ragazzi, perché mancano i coperchi qua delle testate. Quindi lo cacchio andiamo. Scusi, dov'è qua? Questo lo nascondono sempre.
Guarda lì quanto manca. Mancano le aste, mancano i pesi anche, quindi hai voglia. Ok. Guarda qua. E ok. Manca solamente il coperchino e siamo a posto. Allora, coperchio B e coperchio A. Ecco qua. Vai. Coperchio B. Perfetto, andiamo di qua. Andiamo a metterci aglioglio. Si è oscurata la camera? Ragazzi, c'è un tempo di merda. Ah, ragazzi, questo video durerà troppo. Io lo divido anche con quanto per quanto riguarda i tagli che ci saranno. Se sarà troppo lungo, ovviamente lo vedrete in due parti differenti. Ok, ci facciamo una bellissima lavata. Mamma mia, bella però così, eh. Vediamo anche in dentro. Quasi quasi, ragazzi, la faccio così l'auto. Perché sì, ci sta. Sì, facciamola così, dai. Allora, carrozzeria. Ah, prima sistemiamo ovviamente gli interni, ovviamente. Allora, volante. Ripeto, faccio tutto il classico. La facciamo classica questa qui. Il colore magari ce la facciamo in un'altra maniera, perché. Ok. Perfetto. Perfetto così. Ok. Bella però, eh. Il paraurti anteriore va bene. Il posteriore ce l'ho. Destra, sinistra, devo prima. Questo anche. E questo anche. Mi fai passare, grazie. Ok. Ok, la targa, dobbiamo mettere la targa. Perfetto. Giustamente il lunotto. E mi sa che dobbiamo mettere la targa. Scusi, eh. Ragazzi, che spettacolo di macchina, eh. Per lato, oddio, ci sta, perché sono macchine sempre che ci stanno in questo colore. Opacono. Oppure così. Oppure così, ragazzi. Ma sì, io lo faccio così, dai. Bella questo colore, mi piace. Ok. Portiamola fuori. Perfetto.
Ragazzi, io non faccio filo perché qua sta facendo un temporale della Madonna, se non ho nemmeno l'UPS, quindi il gruppo di continuità. Quindi se va a finire, se cade la corrente, va così. Vabbè, ragazzi, io la vendo già adesso. Vediamo un po' quando andiamo a guadagnarci. Buono, buono, buono. Abbiamo preso 7.000, l'ho presa per 7.000 euro. Facciamo 8.000 cifra tonda allo sfascio, ci guadagneremo i 62.000 e la venderemo per 70.000. Vai, vendi. Vai. Mazza. Ragazzi, il prossimo sarà lui. Noi ci vediamo al prossimo video. Ovviamente commentate, condividete, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, aprire le iscrizioni, trovate tutti i link a vostra disposizione, tra cui anche il link per le live che da gennaio riprenderanno regolarmente 4 volte a settimana. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.